La procura di Paola torna a scrutare nella vecchia fabbrica Marlane di Praia a Mare, altro sopralluogo e possibili altri scavi alla ricerca di nuove prove. È ricoverata in terapia intensiva all'Annunziata di Cosenza l'anziana donna aggredita in casa dopo un tentativo di rapina a Trenta. Adesso nel piccolo centro presilano c'è paura, la gente chiede più sicurezza. Prosegue il dibattito interno alla sanità vibonese dopo la denuncia sugli imboscati fatta dal commissario Scura. L'azienda di Vibo conta 1.432 dipendenti, di questi ben 500 soffriscono di 104 e varie limitazioni. Il sindaco di Cosenza sfratta la Sorical e vuole le chiavi dei serbatoi per controllare i flussi. La replica di Incarnato: non può decidere il sindaco, è competenza regionale. I carabinieri hanno scoperto all'interno di un fabbricato a Bovalino una vera e propria serra con centinaia di piantine di marijuana alte oltre 1,5 metri. Arrestato il proprietario dell'immobile. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, in primo piano la vicenda Marlane. La procura di Paola torna a scrutare nella vecchia fabbrica di Praia a Mare, altro sopralluogo e possibili altri scavi alla ricerca di nuove prove. I mezzi dei vigili del fuoco davanti alla Marlane indicano che qualcosa probabilmente sta per succedere nella fabbrica dei veleni di Praia a Mare, chiusa nel 2004, oggi emblema spettrale con i suoi 107 morti di tumore e i tanti malati della devastazione ambientale, della logica degli utili sulla pelle dei lavoratori, in una Calabria povera e martoriata, dove pur di avere un posto di lavoro si sono accettate condizioni inumane a rischio della vita. Gli specialisti sono tornati qui per effettuare nuovi scavi, come si sussurra da più parti, ordinati dalla procura di Paola, che su questa vicenda non molla. Dovrebbero essere indagati altri siti, perché chi ha lavorato qui lo ha sempre ribadito. Negli anni 90, nei pressi della fabbrica, sono stati sversati liquidi e fanghi nocivi, oltre alla carenza di misure di sicurezza nei reparti. Questa volta l'indagine dovrebbe essere molto più accurata e ampia rispetto a quella del 2007, che ha determinato nel 2014, con la sentenza di primo grado, l'assoluzione dei 12 imputati tra responsabili e vertici della fabbrica tessile. Nel processo d'appello in corso a Catanzaro, il sostituto procuratore generale Salvatore Curcio, nei giorni scorsi, ha chiesto una nuova perizia, definendo quella prodotta in primo grado inadeguata, monca, incompleta, anche perché nel team di specialisti mancava una figura centrale, quella dell'esperto in chimica e tossicologia, chiesta invano dalla procura di Paola durante la lunga e complessa istruttoria di primo grado. Il PG Curcio, durante la requisitoria, ricordiamo, ha chiesto anche condanne dai 3 ai 4 anni per tre imputati: Carlo Lomonaco, Attilio Rausse e Antonio Favrin. Assoluzione per gli altri. Prossima udienza il 15 febbraio. La Corte accoglierà l'istanza di una nuova perizia, visto che già il 25 novembre scorso ne ha rigettato una analoga? A far sperare le vittime, i loro familiari e quanti in questi lunghi anni si sono battuti perché giustizia venga fatta su una delle più vergognose pagine della storia imprenditoriale calabrese, la presenza degli specialisti dei vigili del fuoco alla Marlane. Se troveranno elementi utili con i nuovi campionamenti, così come chiesto dal procuratore Giordano, ci sono ottime possibilità che l'inchiesta venga riaperta e che i danni ambientali, ma anche le tante, troppe morti di questa fame, non restino, come spesso accade, senza colpevoli. Paura e sgomento a Morelli, frazione del comune di Trenta nel Cosentino, dove un malvivente ha aggredito un'anziana nella sua casa dopo un tentativo di rapina accaduto nella tarda serata di sabato. Indagano i carabinieri, intanto i cittadini chiedono maggiore sicurezza. Sentiamo Rosalba Baldino. Stamattina piove su Morelli, popolosa frazione del comune di Trenta. Siamo a una manciata di chilometri da Cosenza, poca gente in strada e poca voglia di parlare dopo quanto accaduto in un weekend da brivido. Qualcuno ha citofonato sabato sera, sabato notte, erano le 23:15 in questo condominio e per un'anziana, una 71enne, sono cominciate ore da incubo.
La donna abita al quarto piano, qualcuno con voce gentile le dice che ha dimenticato i fari dell'auto accesi e l'avverte che può scaricarsi la batteria. La signora, 71 anni, lascia probabilmente la porta accostata e scende in cortile dove si accorge che le luci della macchina sono spente. Risale le scale, in casa trova un uomo con il volto coperto da un passamontagna, pistola in mano, le intima di consegnargli gioielli e soldi. L'anziana risponde di non avere gioielli e che i soldi sono nella borsa. Lui, accento italiano, si distrae probabilmente in cerca del denaro. Lei urla, chiede aiuto, il malvivente si innervosisce, la colpisce con la pistola alla testa, poi scappa. Senza portare via nulla, è la stessa anziana a dare l'allarme. Accorrono i vicini, i carabinieri sono nelle vicinanze, arrivano tempestivamente insieme all'ambulanza. La donna racconta ai militari della stazione di Pedace quanto accaduto, è spaventata, viene ricoverata all'Annunziata. Gli uomini dell'arma hanno avviato le indagini. Oggi la paura si tocca con mano e nel piccolo centro della Presila Cosentina si chiede maggiore sicurezza. È una cosa brutta, non ci sono parole, non si può stare tranquilli neanche in casa. Lei ha sentito la signora? No, non è una conoscente così, l'ho sentito però non ho che dire, mi dispiace. Non si può stare più tranquilli, non è vita stare così. La prima volta che succede una cosa così qui? Sì, non, fino al momento sì. Speriamo che fanno qualcosa. Buongiorno. Lei è preoccupata? Eh sì, molto, perché qui siamo in poche case e siamo un po' isolati. Io qui lavoro, ma la maggior parte delle volte sono sempre da sola, quindi c'è molta preoccupazione. Anche paura? Eh sì, anche se diciamo è un caso sporadico, però comunque la paura c'è pure. Perché il rapinatore ha scelto proprio quel citofono? Sapeva che la donna abitava da sola? Domande che rimbalzano di casa in casa in un territorio che si sente più vulnerabile. Un episodio inquietante che riporta alle parole del procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnolo, che da tempo ha lanciato l'allarme su quella che definisce criminalità liquida per i tanti, troppi fatti di microcriminalità di cui è sempre più spesso vittima la città dei Bruzzi e il suo hinterland. Torniamo anche oggi ad occuparci delle polemiche sorte all'indomani della denuncia del commissario regionale alla sanità Scura circa le vicende degli imboscati che allignano le aziende sanitarie della Calabria. Anche oggi ci occupiamo dell'ASP di Vibo. Vediamo. Dopo il polverone alzato dagli schermi di Rai 1 sui cosiddetti imboscati nell'azienda sanitaria di Vibo Valentia, si sono mobilitati finanche i carabinieri dei NAS che si sono recati nella sede di via Dante Alighieri ed hanno acquisito informazioni direttamente dalla direttore generale dell'azienda sanitaria Angela Caligiuri relative al personale che usufruisce delle agevolazioni previste dalla legge. Dai dati ufficiali è emerso che su 1.453 dipendenti, 227, pari al 15,86%, usufruiscono della legge 104 e tre volte al mese si assentano per accudire i familiari che ne hanno diritto. Circa il 18% hanno limitazioni o prescrizioni mediche, in particolare 125 hanno prescrizioni e 114 delle limitazioni. Solo 12 svolgerebbero invece una mansione diversa da quella per la quale sono stati assunti. Ci sono effettivamente ci possono essere delle sofferenze in alcuni servizi, in alcune unità operative, ma le posso assicurare che tutti stiamo lavorando, persino la struttura commissariale sta lavorando affinché vengano praticamente meno queste carenze. C'è un'utenza che legge, che ascolta e che quindi si preoccupa. Rivolgiamoci a loro per dare le giuste rassicurazioni. Si crea un allarmismo nella popolazione come se le aziende sanitarie fossero solamente una fucina di vagabondi, di imboscati, no? Tra virgolette. E invece le posso assicurare a tutti i cittadini che vivono fuori questa stanza che l'azienda sanitaria, come tutte le aziende sanitarie, è fatta di tanta gente, ma veramente di tanta gente, che si prodiga anche in condizioni non ottimali. La guerra dell'acqua a Cosenza, il sindaco Chiuto sfratta la Sorica e vuole le chiavi dei serbatoi per controllare i flussi.
Non è questo il problema, perché poi sta pagando, pagano, non dico regolarmente, ma pagano, quindi non è questo il punto. Partiamo da qui, da questa frase pronunciata dal commissario Incarnato al margine della conferenza stampa di sabato scorso, per raccontarvi l'ennesima pagina della cosiddetta guerra dell'acqua in corso a Cosenza. E sì, perché pur non essendo una questione economica, per i motivi spiegati dal commissario, la Sorica ha deciso di avvisare o diffidare, dipende dai punti di vista, il comune Abruzzo e chiedergli di saldare parte del debito. La società ha chiarito che la richiesta deriva dal sollecito effettuato dalla banca alla quale è stato ceduto il credito, un atto dovuto quindi, e non una ritorsione per quanto sta avvenendo. Ma è chiaro che anche questa parentesi fa parte della battaglia politico-mediatica in corso, tant'è che Occhiuto indagherà sull'equità che la Sorica le esprime verso i comuni cui fornisce il servizio. I debiti il comune di Cosenza li ha, così come tutti gli altri comuni, ridotti, dice il sindaco Occhiuto, in 5 anni, dai 14 milioni agli attuali 3 milioni e mezzo. Poca roba rispetto ad esempio ai 35 milioni persi in passato a Crotone con il fallimento della gestione Soacro, così come ha ricordato lo stesso Incarnato in conferenza stampa. Ma la guerra continua, senza esclusione di colpi, e l'ordinanza emessa da Occhiuto ha un potenziale esplosivo equiparabile a un'atomica. Da Palazzo dei Bruzzi si chiede che l'erogazione da portata minima sia fissata a 311 litri al secondo e per un anno la consegna delle chiavi dei serbatoi, al fine di installare propri misuratori di volume e portata e provvedere alla manutenzione urgente. Una mossa che di fatto estrometterebbe la Sorical dalla gestione del sistema idrico in città. Usiamo il condizionale, perché siamo sicuri che la guerra dell'acqua non finisce qui e una nuova controffensiva della Sorical non si farà attendere. E non si è fatta attendere la replica del commissario della Sorical, Luigi Incantato. Sentiamo. E ai provvedimenti del sindaco Occhiuto risponde con un videomessaggio il commissario liquidatore della Sorica, Luigi Incarnato, in quello che sembra ormai un vero e proprio duello a distanza. Ma sentite cosa afferma Incarnato. Questa ordinanza mi sembra un po' fuori luogo, perché Cosenza non ha problema di fornitura di acqua, lo sto ribadendo da diversi giorni, quindi non c'è un'emergenza per cui il sindaco assume i poteri di ordinanza di protezione civile per sequestrare degli acquedotti che sono di proprietà della regione gestita da Sorical. La città di Cosenza ha altri problemi, lo stiamo ribadendo, che sono appunto la gestione della rete idrica, che purtroppo non è adeguata sulla base delle forniture che noi offriamo a Cosenza, che ribadisco è molto superiore alla media di forniture che dovremmo dare in base ai dati europei. Il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomà, ha sospeso il Consiglio Comunale di Amantea. Il provvedimento si è reso necessario in quanto 9 consiglieri dei 17 componenti il Consiglio Comunale hanno rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica. Il prefetto ha incaricato della provvisoria gestione del Comune la dottoressa Emanuela Greco, viceprefetto vicario, conferendo alla stessa i poteri spettanti al Consiglio, al Sindaco e alla Giunta Comunale. Il commissario prefettizio si insedierà nella giornata di domani, 18 gennaio, presso gli uffici comunali. Oggi a Catanzaro il direttore vendite e marketing della Ryanair, che ha annunciato 3 nuove rotte che saranno attivate per la prossima estate da Lamezia Terme. Si tratta di Cracovia, Madrid e Amburgo. Secondo le previsioni della società irlandese, le nuove rotte porteranno circa 1 milione di turisti spagnoli, tedeschi e polacchi in Calabria. Da fine marzo però non ci saranno più voli Ryanair sulla tratta Lamezia-Roma. Da fine marzo non ci saranno più voli Ryanair sulla tratta Lamezia-Roma, a dirlo è stato il direttore vendita e marketing della compagnia aerea irlandese a Catanzaro per presentare le nuove rotte per Amburgo, Cracovia e Madrid, che saranno messe a disposizione dei calabresi per la prossima stagione estiva. Cominceranno dalla fine di marzo, fanno parte di quello che è il programma di crescita in Italia di Ryanair. A Lamezia beneficeranno con 3 nuove rotte, oltre 1 milione di passeggeri previsti per l'anno. Penso molto interessante per quanto riguarda il mercato tedesco, che conosce molto bene la Calabria, quindi un'opportunità in più per raggiungere questa bellissima zona. Mercato polacco, un mercato in crescita e espansione per quanto ci riguarda, quindi siamo sicuri del successo, e un nuovo mercato che può essere la Spagna dalla Calabria, penso una buona opportunità di turisti in più per quest'estate. Sulle rotte italiane, Alboranti ha chiarito come la rotta per la capitale abbia subito dei tagli dovuti ad una riduzione di traffico tale
da indurre Ryanair a cancellare da fine marzo la tratta Lamezia Roma, almeno per il momento. Tale cancellazione dovrebbe durare per tutta la stagione estiva. Il manager ha anche parlato di una manifestazione di interesse della Regione Calabria, alla quale la società parteciperà non appena sarà pronto il bando, con una proposta e nuove rotte per Lamezia e Crotone. Crotone al momento, come sapete, è chiuso. Stiamo parlando con la Regione, stiamo attendendo le evoluzioni per quanto riguarda la nomina della nuova azienda di gestione dell'aeroporto. Nel momento in cui i processi saranno conclusi tutto, vedremo di ritornare a discutere e potenziare oppure crescere anche lì. Reggio Calabria è proprio un problema tecnico. I nostri aeromobili con i nostri piloti e le nostre metodologie di atterraggio non ci permettono di atterrare Reggio Calabria, quindi niente di particolare o personale, proprio tecnicamente non possiamo atterrare. Presentata la carta dei servizi della Camera di Commercio di Cosenza. La Camera di Commercio di Cosenza si è dotata di una moderna carta dei servizi, vera chiave di accesso a tutte le informazioni e ai servizi erogati dall'ente. La carta dei servizi ha anche la capacità di essere innovativa, dinamica e per alcuni versi tascabile, grazie all'uso della realtà aumentata, una soluzione tecnologica che consente di aggiornare continuamente le informazioni multimediali e le risorse digitali disponibili, grazie ad un'app gratuita che va scaricata sul proprio smartphone o tablet, si potrà letteralmente entrare nei diversi uffici della Camera di Commercio, ricevendo le informazioni necessarie direttamente dai responsabili dei diversi settori, un modo in più per essere davvero vicini al territorio. Basta con un semplice telefonino scaricarsi un'app e in realtà entri all'interno della Camera, ma entri nell'ufficio, cioè ne entri direttamente nel servizio e in realtà trovi quella persona che poi ti dà servizio. Quindi è stata fatta una Camera di Servizi con tutta la Camera di Commercio. Io qua ringrazio i dipendenti che si sono messi in gioco. Quindi lei va all'interno, apre, vuole andare al registro imprese, trovi il filmato e trovi la persona che è responsabile del registro imprese che ti spieghi in parole semplicissime che qual è il suo servizio. È un ente pubblico e quindi la trasparenza non deve essere un'opzione, ma deve essere una cosa normale. Oggi la tecnologia ci aiuta anche in questo. Il maltempo, Calabria ancora nella morsa del gelo, freddo intenso, pioggia, neve e grandine su gran parte della regione e il ghiaccio a creare problemi maggiori. Questa che vedete è la strada che attraversa Belsito, Melito e arriva fino a Grimaldi. Guardate, neve ai bordi e asfalto ghiacciato, davvero difficile percorrere l'arteria viaria. Nonostante la situazione, nella zona del Savuto è stato deciso di non chiudere le scuole. Molti disagi per docenti e alunni che hanno avuto non poche difficoltà per raggiungere i plessi scolastici. E stamane una violenta grandinata si è abbattuta sul quartiere Lido di Catanzaro, imbiancando anche la zona della cittadella regionale. Nel primo pomeriggio invece a fare le spese dell'anomala ondata di maltempo che continua a non dare tregua anche a Catanzaro sono stati i quartieri nord. A partire dalle 14 poi un'intensa grandinata si è abbattuta su molti quartieri a partire dalle zone di Pieterà, Ponte Grande, Ponte Piccolo, Stadio e investendo anche il centro storico. Non si sono registrati tuttavia particolari disagi per la viabilità. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Aveva realizzato in una casa di campagna una serra artigianale con 120 piante di marijuana, già alte 1,5 metri. Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato al Bovalino per produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno trovato all'interno del fabbricato di proprietà dell'uomo le piante che sono state sequestrate. L'uomo, all'interno della sua proprietà, aveva allestito una vera e propria serra, dove le piante erano state messe a dimora e dove vegetavano a una temperatura costante di 20 gradi. Spendevano pochi euro per volta per non dare nell'occhio, ma le banconote risultavano false. Acquisti al massimo di 100 euro in diversi esercizi commerciali di Botricello. Sono stati i commercianti a dare l'allarme, controllando le banconote da 100, 50 e 20 euro ricevute. I controlli dei carabinieri hanno permesso di intercettare una Ford Focus con a bordo 3 uomini, trovati in possesso di banconote false. Anche in casa di uno di loro sono stati trovati altri 2.200 euro taroccati.
dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione per inosservanza delle prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto. Per questo motivo i carabinieri della tenenza di Rosarno, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione, hanno arrestato Giuseppe Orfanò, di 49 anni, rosarnese, noto alle forze dell'ordine. L'arrestato, al termine di formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari. 7 persone sono accusate di bancarotta fraudolenta per aver distratto, occultato, dissimulato, distrutto, dissipato in tutto o in parte i beni di una società. L'ordinanza, eseguita dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, prevede 3 persone agli arresti domiciliari e 4 con divieto di dimora. Il GIP del Tribunale di Palmi ha inoltre disposto il sequestro di 4 società e di conti correnti riconducibili alle stesse persone per un valore di circa 9 milioni di euro. Un detenuto del carcere di Arghillà, Reggio Calabria, ha tentato di uccidersi impiccandosi nel bagno della sua cella. Il tentativo di suicidio è stato sventato grazie al tempestivo intervento degli agenti di custodia. Lo rende noto con un comunicato il sindacato di Polizia Penitenziaria COSP, secondo il quale il corpo si dimostra sempre pronto, malgrado le carenze d'organico che lo caratterizzano. Cambiamo argomento, a Cosenza ha presentato il calendario dedicato ad Alarico. E il mito di Alarico, con le sue suggestioni e il suo legame indissolubile con il territorio, il protagonista assoluto del calendario 2017 dell'Associazione di Eventi, Moda e Spettacolo Appuà. È stata un'operazione abbastanza difficile perché è sempre, diciamo, abbastanza azzardato accostare un aspetto culturale a quella che è la moda, però ci siamo riusciti, spero, e ho cercato un filo conduttore che è l'acqua, ho cercato quindi di dare risalto al colore oro e ai simboli del mito stesso, mentre in copertina abbiamo utilizzato i mantelli Crati e Busento realizzati dalla professoressa De Falco e un abito datomi dal maestro Delia, che rappresenta la città di Cosenza in tutta la sua bellezza, aggiornata tra l'altro anche con la nuova statua di Alarico e il ponte di Calatrava. Il calendario che lo scorso anno ha avuto come ispirazione il museo all'aperto Bilotti, quest'anno ha voluto creare una felice contaminazione tra arte, cultura e moda nel segno di Alarico. Quest'anno il tema è Alarico, ma re Alarico, il mito, la leggenda, che da un punto di vista turistico l'amministrazione comunale sta sostenendo molto. È un fascino dietro questo personaggio, dietro questo mito, che attraverso gli scatti di un bravo fotografo allieterà ogni mese dell'anno. Nasce in Calabria un nuovo centro per la procreazione assistita. Al nostro microfono Claudio Manna, ginecologo esperto in infertilità di coppia. Quando la coppia desidera un bambino che invece tarda ad arrivare, inizia un percorso lungo, difficile e delicato. Oggi però le tecniche di procreazione medicalmente assistita riescono a dare importanti risposte e anche in Calabria, a Cosenza precisamente, nasce un nuovo centro. Il nostro progetto si inserisce in un aiuto che si vuole dare a queste coppie che purtroppo hanno questo problema, un problema molto delicato, e questo vorremmo farlo con due aspetti vorremmo lavorare. Uno è la professionalità e soprattutto quindi la personalizzazione degli interventi, perché ogni persona è diversa dall'altra e quindi bisogna fare delle terapie molto personalizzate. Non si può fare a tutti la stessa cosa perché ognuno è diverso dall'altro e i risultati dipendono moltissimo da questa personalizzazione. L'altro aspetto molto importante, sicuramente le coppie lo sanno benissimo, è l'umanizzazione di queste terapie e il rapporto tra il medico, il centro e le persone, le coppie. Questo deve essere improntato al massimo della propria qualità del rapporto, no? Anche perché abbiamo visto che anche questo influisce proprio sui risultati. Fino a qualche anno fa si andava anche all'estero, si cercava insomma la soluzione con questi viaggi della speranza. Adesso la legge italiana è cambiata, quindi insomma
anche sul territorio si possono trovare delle risposte. Quello che lei dice è assolutamente vero, non è che all'estero c'è la bacchetta magica, assolutamente, anche qui da noi ci sono delle grandi professionalità e la possibilità di far bene. Certamente è molto importante la scelta dei professionisti e dei centri ai quali rivolgersi, per cui saper scegliere, essere consapevoli, avere le giuste informazioni è fondamentale. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata. We'll be right back.